Entro settembre verranno realizzati 30 appuntamenti, 30 progetti importanti finanziati appunto col contributo di Fondazione Cariplo, che sostiene e quindi condivide il progetto, e saranno tutte iniziative sulla città, nel teatro sociale, che è il luogo, diciamo, da cui ha origine questo progetto, perché parte 3 anni fa a Casa delle Arti, quindi questa sfida importante alla quale si è aggiunta adesso il Laboratorio delle Arti. Era importante realizzarlo, importante realizzarlo in questo momento storico per la città, anche in vista del progetto di Bergamo 2019. Il teatro a Bergamo è molto sentito, abbiamo una frequentazione sempre maggiore del teatro sociale, del teatro Donizetti, ma anche del Kreberg, ma era importante creare dei laboratori. Quindi quando finisce lo spettacolo, quando si chiude il sipario al teatro sociale di quella che è la Casa delle Arti, ecco che da questo periodo, cioè da adesso a settembre, si terranno questi appuntamenti a contatto col pubblico nei luoghi più vari della città, per avvicinare in modo particolare le nuove generazioni, giovani, l'infanzia, ma quindi anche le famiglie e anche persone disagiate. Prima cosa che va detta è l'importanza di questa collaborazione, quindi pubblico-privato insieme, che si fanno promotori di un progetto per la città, per la gente, che vanno, escono dai luoghi deputati classici per la cultura, vanno nelle piazze, vanno nei luoghi più disparati della città, proprio a contatto col pubblico, e quindi da una parte la collaborazione, la coesione e la condivisione pubblico-privato naturalmente, e dall'altra parte ovviamente le attività che vanno sul territorio per la promozione del teatro, per la promozione della cultura, e naturalmente è un po' come una fucina, ecco qua il laboratorio, una fucina anche per avvicinarsi al 2019. 2019 ha come slogan, diciamo così, cantiere di futuro. Il Laboratorio delle Arti è un cantiere creativo molto importante che farà bene alla città.